Salve a tutti ragazzi, in questo video vi mostrerò principalmente come poter giocare online tramite PPSSPP ed Evolve, che è un programma che serve proprio a giocare online. Prima di tutto andiamo su Google Chrome e digitiamo PPSSPP per andare sulla pagina principale da dove scaricarlo. Facciamo invio e andiamo su Downloads, sperando, ecco, che funzioni tutto. Adesso scendiamo in fondo, non scarichiamo la versione base, perché diciamo che è più facile giocare online tramite la versione questa, tramite l'ultima build, che appunto è questa versione qua. Fate download Windows 32 bit, perché solitamente quella funziona di più rispetto alle altre. A questo punto, una volta averlo scaricato, avrete il file zip, estraete il tutto e riuscirete appunto ad avere il programma PPSSPP, che non è nient'altro che l'emulatore PSP. Adesso, dopo essere andati qui, andiamo indietro e digitiamo invece il nome del gioco. C'è un sito molto interessante, si chiama Emu Paradise, che vi permette appunto di scaricare giochi e ISO principalmente per PPSSPP, quindi l'ISO dei giochi principalmente PS1, PS2 e PSP. Digitate Monster Hunter Freedom United, quale è il gioco con cui vi illustrerò appunto come giocare online, e andate sulla sezione download. Io ovviamente poi metterò i vari link da dove potrete direttamente entrare, ecco, scegliete Europa, cioè quello europeo. Io ovviamente metterò i link dove potrete entrare direttamente senza dover cercare in questo modo, così così potrete trovarlo più velocemente. Scendete e troverete la sezione in cui vi dirà download, cioè quindi scaricate il gioco direttamente. Dovrebbe essere in fondo, ecco, direct download. Andate qui, poi fate un altro download e vi scaricherà appunto il gioco. Ovviamente il file ISO del gioco, questo è poco ma sicuro. A questo punto, una volta averlo scaricato, potrete tranquillamente estrarre tutto, perché sarà un file zip. Vi aprirà un'altra cartella, si chiama Monster Hunter sempre, e da lì aprite questa cartella ed estraete tutto il contenuto, così avrete anche il file ISO. A questo punto, una volta che avrete aperto il PPSSPP con il gioco, vi chiederà di installare Visual C++. Voi direte ok, così potrete poi utilizzare il programma. Per giocare online vi serve un altro programma, si chiama Evolve, il quale appunto è questo qua, dove c'è scritto Welcome to Evolve. Entrate, fate il login, e praticamente una volta aver fatto il login vi permetterà di scaricare vi permetterà di scaricare appunto il client di Evolve. Ovviamente non ve lo faccio vedere, ma entro direttamente su Evolve. Adesso entriamo e, come potete vedere, dovrebbe caricare, ecco, vedete, sta lanciando il client, in modo che appunto voi possiate giocare, perché soltanto tramite questo e altri pochi programmi potrete giocare online con questi tipi di giochi. Aspettiamo il tempo che ovviamente carica, e ogni tanto vi potrebbe chiedere il fatto qua che ha bisogno del vostro aiuto, perché appunto è una particolare, come posso dire, campagna che vi chiede di dare dei soldi se volete, ovviamente. Adesso vediamo un po' di entrare nel party, perché diciamo la cosa principale per poter giocare è quella di creare un party o di entrare in un party, e vi servirà anche la doc server. Ecco, visto che me l'ha messo qua sotto, perché io ho deciso questo, e praticamente io ora entro nel party e, grazie ad un programma che si chiama doc server, di cui successivamente metterò il link nella parte della descrizione, potrete giocare online. Io ora apro la doc server, che non è altro che un semplice programma che si apre e vedete c'è scritto listening. Ora voi semplicemente, se siete quelli che state facendo l'host, semplicemente dovrete copiare l'IP address, aprire il PPSSPP
andare su, ovviamente le impostazioni poi del PPSSPP ve le spiegherò in un altro video e vi dirò anche come settarlo bene. Ovviamente qua rallenta perché ci sono molte cose che sto facendo, quindi è normale che rallenti, ma solitamente va molto più veloce. Change a doc server address e facciamo incolla, perché io sono appunto colui che sta facendo l'host. Andiamo indietro e facciamo partire il gioco, cioè mostrante Freedom Unite. Lo faccio partire così per riconoscerlo meglio e facciamo gioca. Adesso il gioco dovrebbe partire tranquillamente. Io ovviamente ho anche il joypad collegato e la PS3. E così mi verrà molto più semplice giocare. E vi metterò anche il link di quello poi ovviamente nei video successivi, ma vedrò di fare dei video più facili da capire, anche in cui le cose sono descritte meglio. Facciamo continua, giustamente, nel caso in cui avete iniziato una nuova partita fate nuova partita e prendiamo la mia partita. Carico il personaggio e forse mi è rimasto un po', ma non ha importanza questo. E appunto voi avrete ora la possibilità di giocare online andando nella sala principale, cioè la sala raccolta. Ora in teoria ci dovrebbero essere due miei amici. Ora vediamo, perché dobbiamo vedere un po' se sono connessi. E eventualmente gli scrivo ora per... Ah, inoltre con Evolve potrete parlare anche online tranquillamente. In questo caso non l'ho fatto perché mi veniva troppo complicato, ma vedete, potete anche parlare così scrivendo. E io appunto gli sto dicendo di entrare perché in questo momento non ci sono. Quindi ora praticamente copiando il mio IP dovrebbero essere in grado di entrare praticamente nella sala e di poter giocare tranquillamente online. Vedete, mi ha risposto, ha detto arrivo. Questi sono dettagli. E praticamente ora dovrebbero poter entrare nella sala. La sala di raccolta è uno, io infatti ora glielo scrivo comunque così lo possono capire. Vedete com'è facile scrivere e comunicare. Ovviamente rallenta un po' perché, ripeto, sto utilizzando molti programmi, quindi solitamente è molto più veloce così, anzi, tutto sommato devo dire sta andando abbastanza bene. Allora, praticamente l'altro giocatore che sta entrando si dovrebbe chiamare Sephiroth, quindi ora lo aspetto nella sala di raccolta 1 e vediamo se entra. Vediamo un attimo, giustamente ci vuole il tempo che ci vuole. E mi chiedono qual è il P. Speriamo che non mi... Ovviamente... E aspettiamo un po', giustamente, il tempo che entrano. Nel frattempo vi faccio vedere un po' qua la gilda come è sistemata. Questo è mostrante Freedom Unite, quindi troverete molte cose come acquista, pozione, tutte queste cose qua, le classiche cose di mostrante. Ma oltre a poter giocare appunto a mostrante, potrete giocare anche con altri giochi, come ad esempio mostrante Portable Third, oppure altri giochi come God of War, per esempio quello del PSP. Allora lui dice che è dentro. Ora io praticamente faccio una prova, provo ad uscire e rientrare, perché a volte purtroppo non prende subito i personaggi. Quindi ora vediamo un attimo. Andiamo alla sala di raccolta 1 e vediamo un po' cosa succede. Fino ad ora ci ho sempre giocato, quindi non è un grosso problema. Ecco, sì, mi sono... ho detto già a loro qual era. Però... gli avevo specificato, però evidentemente o non l'hanno letto oppure non lo so, questo non lo dico. Quindi ovviamente ora aspettiamo che loro arrivano. Aspettiamo un po', giustamente, perché nel frattempo vi faccio vedere un altro po' qua come è strutturato. Poi ovviamente, ripeto, potrete utilizzare tranquillamente, c'è una funzione, vedete qua, salendo. Io ovviamente l'ho disattivato ed è questo Party Voice Chat. La Party Voice Chat cos'è praticamente? Vi permette appunto di comunicare con altre persone tranquillamente, semplicemente parlando. E grazie a questa funzione potrete anche gestire meglio il gioco in sé, così non avrete bisogno di scrivere mentre correre, per esempio, mentre state combattendo. Ed è una funzione molto utile. Allora vediamo un po', dovrebbero stare per arrivare questi due miei amici. E aspettiamo un po'. Nel frattempo continuo a far vedere un po' qua come è strutturato. Vedete, qua c'è il tavolo che vi permette di sedervi e fare varie azioni, come ad esempio
con cerchi, per esempio, fate questa azione, con quest'altra, quest'altra, cioè insomma potrete fare quello che volete. Poi ci sono le missioni speciali, in questo Monster Hunter vengono chiamate missioni appunto caccia al tesoro, che servono principalmente per guadagnare dei trofei particolari e degli oggetti anche particolari. Poi mentre ci sono vi faccio vedere tutti gli oggetti che ho. E quindi praticamente principalmente questo è. Allora io non so che fine abbiano fatto sinceramente. Andiamo un po' a provare a dirglielo per vedere che cosa è successo. Potete vedere qua è un po'. Per accedere principalmente la missione raccolta è molto veloce. In modo che appunto possiate capire più o meno come funziona poi in più giocatori. Andiamo direttamente a una missione, vediamo. Sì, una missione diciamo. Una missione gira anche, praticamente sono le missioni più difficili di Monster Hunter Freedom Unite. E scegliamo una missione qualunque perché principalmente vi faccio vedere come si svolge la missione. Potete scegliere anche il numero di giocatori. In questo caso facciamo 3, dato che siamo in 3. Ecco, vedete? È uno dei miei amici è appena entrato e questo è il suo giocatore. Allora, dovreste poterlo vedere. Vedete, questo è il suo giocatore. Non so, ovviamente, selezionando potete vedere in che GC è. E uno degli altri ci ha abbandonato, però praticamente è successo qualcosa per cui è stato buttato fuori da Evolve. Non so cosa sia successo esattamente. Vedete, adesso qua ci sono i gesti. E per esempio io posso fare saluta. Con cui, ecco, lui si è registrato nuovamente, evidentemente c'è avuto un problema con Evolve, ad esempio, un problema qualsiasi, può essere anche di connessione, ovviamente. E praticamente, ora vediamo di fare questa missione, tutto ciò che vi dovevo dire principalmente ve l'ho detto. E ora vi faccio vedere un po' come funziona qua la missione a più giocatori, sperando che l'altro mio amico riesca ad entrare, che non ci siano grossi problemi su internet in generale. Ovviamente questo è perché sto registrando, quindi si sente in questo modo anche per questo motivo. Solitamente è molto più, come posso dire, è più facile che un attimo che esco, perché evidentemente c'è stato un piccolo problema di connessione, come a volte capita giocando online, ma questo con qualunque gioco può capitare, non è ora il caso di Monster Hunter ovviamente. Ecco, adesso siamo tutte e due, vedete l'altro giocatore, ora vediamo di riuscire. Scelgo di nuovo la missione girante a 3 giocatori. Ora vediamo se tutto va per il meglio. Ecco, vedi? Vedete? Siamo in 3 giocatori adesso. Come possiamo vedere, qua c'è Sephiroth e Killer Bee. Ovviamente ora andiamo in missione, facciamo questa missione che è molto veloce e poi successivamente vedremo come entrare intanto in missione e come poi uscirne. Ovviamente completando la missione, ma questa è una cosa logica, perché per chi sa del gioco sa com'è strutturato ovviamente. Ecco, come potete vedere questa è la missione principale, qua ci sono i vari giocatori, così possiamo prendere i vari oggetti e principalmente quello che si deve fare appunto in questo caso è quello di portarlo. E ho completato l'obiettivo. Ovviamente
niente, questa è giustamente una prova così per far vedere appunto come funziona. Poi successivamente video che farò più avanti, farò missioni anche in cui ci sono delle creature, proprio faremo principalmente missioni però a Eggrank e G-Rank. Vedete come possiamo prendere gli oggetti, ovviamente tutti questi oggetti non mi servono, quindi li vendo. E diciamo che beh, questo è tutto principalmente come funziona online sia PP e SSPP che Evolve. E penso di aver fatto tutto al momento, e quindi diciamo che adesso è tutto, e quindi vi saluto e beh, ci vediamo per il prossimo video e arrivederci a tutti, e vi auguro appunto, mi auguro che il video vi sia piaciuto, e vi invito a mettere un mi piace e ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti ragazzi, e ci sentiamo al prossimo video.